per l'assalto in 30 secondi, 30 secondi ultimi di questa giornata, 30 secondi al via. E allora subito la adrenalina, 15 secondi adesso in questo momento sono quasi pronti per il terzo di via Castrini per l'ultima gara di giornata. 10 secondi al via, 10 secondi al via. 1-0 bellissima partenza, tutto perfetto, e allora venendo la gara abbiamo Sandera per loro, Martini, questo Guarnelli hanno una a prendere la prima posizione e il primo passaggio, tutto passata per la gara bellissima, guardate con Sandera, bellissima posizione, per quello che
andiamo a vedere la classifica di questa finale. Un po' di adesso vediamo lì di terza Cattaneo, secondo Cazzo Candela, quattro Pecchini, poi Travinsky, Caminelli, Boloni, Barbieri, Presuzio. Andiamo a vedere in questo momento il passaggio di Barberis e poi passa Luigi Simone sul rettilineo, andiamo sul saltino, il saltino poi sulla parte tecnica, andiamo a vedere Origi con la sua Kyosho, andiamo sul primo salto Mugen con Origi, eccolo, poi attenzione con i doppiati, attenzione. Attenzione ai doppiati per piacere. E allora doppiati, facciamo passare, grazie. E allora passa in questo momento Origi. E poi dietro subito Caldera. A 2 secondi 0.31 Cattaneo, a 6 secondi 263. Zecchini Gianluca al quarto posto con 9 secondi, poi Zaninelli 20 secondi al quinto posto. Sì, no, rifalla, richiamala. Arrivo, adesso arrivo a farlo. E allora andiamo a vedere Origi sempre in testa con la sua Kyosho. Origi in questo momento nella parte centrale. Andiamo al primo salto, il doppio e poi il secondo. Caldera non molla, ho perso qualche cosa ma sicuramente andrà a recuperare. Attenzione Caldera, sbavatura in questo momento ma si riprende. E attenzione perché c'è dietro Cattaneo. Attenzione, no, non era Caldera, scusate, forse errore mio, perdonatemi. Adesso andiamo a rivedere la classifica. Ok, Origi in questo momento passa perché Cattaneo è passato in seconda posizione. Andiamo a vedere, passa in questo momento Zecchini Gianluca, Cattaneo, Zecchini Gianluca passa in seconda posizione. Quindi Origi, Zecchini, Cattaneo, Caldera, Zaninelli, Boroni, Barberis, Travischi, Tuzio. Passa in questo momento Zaninelli, Caldera. Attenzione, non lo vediamo passare, forse sta passando in questo momento. Nemmeno. Passa Boroni in questo momento, Caldera problemi? Ok, dicono Caldera problemi, allora Origi passa al 17esimo passaggio in 46 e 382, poi Zecchini, poi Cattaneo, poi Zaninelli, poi Boroni, poi Caldera, Barberis, anche lui, bellissima finale, Travischi, Radek, che insomma sta cercando di riprendersi dopo gli ultimi giri un po' così, ma ha fatto un buon giro in 46.195, Caldera aveva girato in 44.795, purtroppo piccolo errore, anzi problema tecnico. E allora sempre Simone Origi che sta andando a passare per la 18esima volta al Transponder quando mancano 15 minuti. Andiamo a vedere anche la sfida tra Zecchini che sta passando in questo momento dal Transponder. 9 secondi che dividono Gianluca da Origi, poi Cattaneo, poi Zaninelli. Ma Cattaneo è a 12 secondi dal primo, Origi non può stare tranquillo perché comunque sia Gianluca, Zecchini e Cattaneo Carlo sono dietro. Zaninelli passa in questo momento in 46.205 al quarto posto. Caldera purtroppo
problemi tecnici, andiamo a vedere il rifornimento di Boroni che si gira. Andiamo a vedere Origi che passa in questo momento. Origi che passa in questo momento. Andiamo a seguirlo. Parte tecnica larga. Come si sono studiati tutti i piloti dopo che la pista in quel punto si è un attimino rovinato. Andiamo a seguire Simone nel primo rampino Crazy Road, poi andiamo al secondo rampino Crazy Road e poi su nella parte alta. Ricordiamo che l'anno scorso Simone è stato protagonista del terzo round insieme a Marco Baruffolo nella categoria Nitro, anche se la classifica era diversa, disposta in diversamente. Andiamo a vedere il rifornimento di Simone. Rifornimento fatto in questo momento con la Ezza che lancia la macchinina di Simone, whip al limite, ma attenzione, passa in questo momento anche Zecchini, sono 8 secondi. Poi Cattaneo passa in questo momento, 22, 345 secondi che separano lui dal leader di testa della classifica. Ha girato in 56.029. Zaninelli quarto, poi Barberis, passa adesso Zaninelli in 56.739. Origi. Fa il suo 21esimo passaggio in 55.294. Cattaneo dietro a 5 secondi e 642. Attenzione perché Cattaneo sta facendo un'ottima prestazione. Errore in questo momento per Cattaneo, ma riprende. Andiamo a riprenderlo sul salto Mugen. Attenzione Gianluca Zecchini al secondo posto, andiamo a vederlo nella parte centrale, poi saliamo sulla parte alta con Gianluca. Origi intanto 22esimo passaggio. Gianluca passa in questo momento dal Tresponder con un 49.393. 9 secondi che separano Zecchini da Origi. Vediamo il terzo posto in questo momento Cattaneo, 19 secondi di distacco. Siamo sul secondo di classifica. Attenzione, recupero. Siamo su Gianluca che riparte, lasciamo pista, ok? Con la sua livrea gialla e rossa, Gianluca al secondo posto. Vediamo se andrà a recuperare sul primo di classifica Origi, che continua nella sua ottima prestazione, come d'altronde lo è stato per tutto il giorno. Ci dispiace veramente per Alessandro Caldera, sfortunata finale per lui, ma è stata comunque sia una grande prestazione, ha fatto anche la pole position oggi purtroppo. Attenzione, recupero qui, attenzione, Origi passa molto bene. Andiamo a vedere gli altri protagonisti, quindi Zaninelli quarto, quinto Boroni, sesto Barberis, settimo Travischi, poi Caldera e Tuzio. Andiamo a vedere anche il passaggio in questo momento di Zaninelli con la sua livrea bianca. Andiamo a seguirlo in questo momento, Zaninelli nella sua bagarre. Andiamo al salto Mugen con Zaninelli. Stefano molto tecnico, ha trovato il setup giusto per fare una finale a veramente al top. Origi intanto guadagna 2 secondi su Gianluca Zecchini, che continua comunque nella sua bellissima gara. Andiamo a vedere Zecchini nella sua parte centrale. Livrea gialla e rossa per Gianluca. Frenata al limite, giù dai rampini. E allora
va a chiudere anche Gianluca Zecchini il suo 25esimo giro. Origi già passato, recupera qualcosa e 44.631, giro migliore di Gianluca. Giro migliore per Gianluca, forse ha intenzione di andarlo a prendere, ma Origi non sarà da meno. Sicuramente Simone ci darà del gran gas quando mancano 9 minuti e 40 secondi. Andiamo a vedere Origi sulla parte alta del tracciato del Crazy Road, vediamo il suo passaggio ed è il 26esimo in 45.571. Ottimo Origi, attenzione sbavatura, ma riesce a riprendersi. Intanto passa anche Boroni in questo momento e passa Gianluca. Zecchini che mantiene i 10 secondi con un giro praticamente quasi identico a Simone. Passa anche in questo momento Travischi Radek al sesto posto, passa anche Cattaneo Carlo, ottima prestazione, gira in 46.742. Incomincia, intanto il sole è andato via, la temperatura si abbassa, attenzione, recupero qui, Michael, occhio, attenzione, grazie Michael. Barberis, intanto gira un po' lento per lui, passa anche, attenzione, lasciamo strada, molto bene. Vediamo Gianluca, che passa in questo momento, 44.897, ci sta provando, e sono 9 secondi di distacco da Origi. Abbiamo anche Travisi che passa, intanto Barberis, purtroppo rottura per Barberis, anche lui, giornata un po' così, purtroppo anche per Barberis una rottura. E allora Origi, ma andiamo a vedere anche il nostro Gianluca Zecchini che va sulla parte alta del tracciato, non sta mollando niente, Origi sta cercando di non sbagliare per mantenere la sua prima posizione. Gianluca, vediamo che cosa ci spara in questo giro, e ci spara un 45.335, altri 6 decimi, e quindi il vantaggio è di 8 secondi. Intanto Cattaneo per la sua terza posizione in tranquillità, andiamo a vederlo passare. Cattaneo passa in questo momento, andiamo sul traguardo, andiamo a vederlo. Intanto errore per Zecchini, purtroppo sbaglia Zecchini, vedremo quale sarà poi il distacco. Intanto seguiamo anche Cattaneo nella sua bagarre, nella sua gara molto bella con la sua livrea numero 8 colore rossa e gialla. E allora passa in questo momento, va a fare rifornimento Zecchini, andiamo a vederlo insieme per il rifornimento di Zecchini. Vediamo che riparte subito il fratello, Gabriele lancia la macchinina giù dal ponte box e riparte perché non è mai domo. Gianluca ci proverà fino all'ultimo, intanto Origi nella sua tranquillità ci spara un 46.599 all'ultimo giro, best lap 44.895, mancano 6 minuti e 30 di questa gara bellissima nel tramonto di Zelo Bonpersico. Andiamo a seguire in questo momento Gianluca Zecchini sul Transponder, in questo momento andiamo a seguirlo. Mancano 6 minuti alla fine della gara e poi abbiamo finito, abbiamo già pronte anche le premiazioni. Andiamo sul finale, è stata una giornata bellissima, Zecchini ci prova e attenzione, ci prova. Vediamo Origi che però ovviamente è andato a fare rifornimento, dobbiamo capire i rifornimenti, ma molto probabilmente Zecchini dovrà andare a fare il suo, ma l'ha appena fatto, quindi Origi. Attenzione, andiamo a vedere i distacchi, passa in questo momento Origi sul traguardo, andiamo a vederlo in 54.347, mentre Zecchini 45.930, sono 3 secondi e 9, il distacco, sbaglia Gianluca ma riprende subito. E allora andiamo a goderci questi ultimi 5 minuti, Origi non deve sbagliare, Gianluca deve inseguire,
E allora andiamo a vederli. Origi sembra un attimino più tranquillo, mentre Gianluca ci sta provando in tutti i modi. Whip da paura. E allora Zecchini sopra, sulla parte alta, mentre Cattaneo sempre tranquillo passa in questo momento con 48.864, Zaninelli quarto, Goroni quinto, Travischi sesto, Barberis rottura insieme a Caldera e Tuzio, passa Origi in questo momento, 45.673, giro praticamente identico, 3 decimi guadagnati da Origi, 4 secondi e 220 vi separano, Zecchini sbaglia un pochettino, Origi mantiene, andiamo sulla parte Mugen e poi il secondo hot body, secondo salto hot body, parte centrale, primo rampino, attenzione Gianluca, quasi rischia il triplo per andare a prendere Origi e adesso se l'andranno a giocare negli ultimi 4 minuti di gara. È entusiasmante sulla moquette del Crazy Road Model Club, Gianluca ci lascia una staccata che ci lascia giù i copertoni e allora passa in questo momento Origi, passa anche Gianluca, sono 2 secondi e 443, attenzione, riesce a guadagnare ancora qualcosa e Origi passa largo per andare indenne sulla parte tecnica e allora parte centrale, scaldiamo questa fase finale di gara, whip incredibile, andiamo a vedere Gianluca che tiene botta, attenzione, cerca di mantenere le gomme sul tracciato in modo da proporsi per la curva dopo. Andiamo sulla parte della moquette. Tira staccatone Gianluca, anche Origi. Andiamo a vederli sul transponder. Andiamo adesso sul transponder. Origi passa sulla 33esima tornata. Anche Gianluca, attenzione! Quasi andò a prendere la gomma dell'inserimento dei box. Sono un secondo, 572. E ce l'andiamo a giocare sulle ultime curve, 3 minuti per questa finale incandescente. Saltano tutte e due molto bene, anche Gianluca sbacchetta ma mantiene. Origi è calmo, è tranquillo, sa quello che deve fare. Gianluca invece è un po' più, guida sicuramente un po' più sporca ma tanto gas, chili e chili di gas. E allora Origi mantiene, va un pelo largo, Gianluca stringe un po' di più e andiamo a vedere il distacco. Quando mancano, attenzione, un po' largo, Origi un po' largo, invece Gianluca, no, attenzione, va a prendere la gomma, ma non parte lo stesso, di nuovo la macchinina, invece Origi un po' più di respiro adesso, stava tirando giù il palco del Crazy Road, Gianluca Zecchini, mentre Origi col suo passo tranquillo da gran professionista recupera quei 2 secondi che lo porteranno al 2 minuti di gara finali. Bagarre bellissima, andiamo a vedere quale sarà il finale, tutto da vivere. Gianluca Zecchini è qui, errore di Gianluca, ma andiamo lo stesso Gianluca. Origi passa, 36esimo giro, 46.081, mentre vediamo Gianluca Zecchini ovviamente con l'errore, sarà attenzione, ormai ci prova in tutte le curve, le gomme sono quelle che sono, lui lo sa, e invece Origi tranquillo sul salto hot body. Andiamo adesso a vedere Gianluca quello che sta facendo sulla parte centrale, salto per lui del Mugen, andiamo a vedere come va a interpretarlo. Molto bene, perfetto, e i secondi ormai sono 11.837, ormai l'ha data un po' su, ma Gianluca ci ha fatto vivere insieme ad Origi e anche Cattaneo, una grande gara, Zaninelli quarto, Costante, Boroni, Travischi, tutti veramente alla grande. Andiamo a vedere adesso il passaggio di Zecchini sul traguardo. Gira in 48.745, mancano 37 secondi e allora andiamo a vedere Origi sulla sua parte centrale, eccolo sul rampino Crazy Road, mancano esattamente 25 secondi, vediamo se Origi dovrà fare l'ultimo giro, una gara da applausi, veramente, io non ho più voce, Zecchini ormai
cerca in tutti i modi, però attenzione, attenzione Zecchini, non molliamo, perché attenzione Origi, l'ultimo passaggio, ancora un giro per Origi per andare a vincere la finale del primo round del Crazy Race Championship 2019. Qui al Crazy Road intanto De Jong espone la bandiera della fine gara e Zecchini passa in questo momento e taglia il traguardo secondo. E allora andiamo a vedere Origi nei suoi due whip, gira le ruote come per dire: oggi io ho vinto, oggi sono io il padrone del Crazy Road. E andiamo a vedere, sgasa, mette la macchina sulle due ruote, quasi va in staccata. E allora giù dai rampini, Tiziana fammi finire, e andiamo a vedere Origi che taglia il traguardo e vince il main event finale A. Origi vince le sue solite Bernau e torna dentro. E allora bellissima gara, complimenti a tutti, attenzione, chiusura del giro, chiusura del giro e via. Andiamo a vedere quindi la classifica: Origi, Zecchini, Cattaneo, Zaninelli, Boroni, Travischi. Grazie a tutti per averci seguito e dal Crazy Road Model Club è tutto. Grazie a Fabio per i contributi video, grazie a Tiziana per i contributi di cronometraggio, grazie a De Jong, grazie a Diego Mancuso, grazie al vicepresidente Zanaga, grazie al presidente della sala Ginoa, grazie a tutti i protagonisti.